professor Cottarelli a Taranto per presentare il suo libro All'Inferno e Ritorno, che è, diciamo, un manuale per cercare di capire come attraversare questa crisi post-Covid. L'Italia come potrà superare questa crisi? A tornare al livello del nostro reddito, del nostro PIL, come si dice, che avevamo prima del Covid, questo è abbastanza facile, sta già avvenendo, non siamo poi così lontani. All'inizio del 2000, nel primo trimestre del 2022 dovremmo arrivarci. Quello che è più difficile è non tornare al passato, ma andare su, per la nostra economia, a tassi di crescita ben più elevati di quelli che abbiamo avuto nei 20 anni prima del Covid, che sono stati i 20 anni peggiori della storia economica italiana. Ecco, i fondi europei, no, dei quali si è tanto parlato in questi mesi, sul modo di utilizzarli, è un'opportunità che l'Italia sta cogliendo bene, a suo parere? Questo lo vedremo, che i fondi europei, quelli arrivati dalla Banca Centrale Europea l'anno scorso e quest'anno, che continuano ad arrivare, quelli sono stati utilizzati per affrontare l'emergenza più che per finanziare le riforme. I soldi per finanziare le riforme sono quelli che arrivano dal Recovery Plan, e quelli stanno iniziando adesso ad arrivare. Il Recovery Plan durerà da qui al 2026, quindi è ancora tutto da eseguire. Ecco, se fosse lei il decisore, come impiegherebbe questi fondi? Su quali interventi principali? No, ma il PNRR in termini di strategia generale va bene, c'è la riforma della pubblica amministrazione, la semplificazione burocratica, la riforma della concorrenza, la riforma della giustizia in tutte le sue componenti, che è importantissima. Ci sono gli investimenti pubblici e ci sono più investimenti in pubblica istruzione. Queste sono le cose da fare, però un conto è dirlo, un altro conto è farlo. Come ho detto, ci vorranno 6-5 anni e mezzo. Il reddito di cittadinanza è un altro argomento che sta dividendo il mondo politico. Secondo lei è uno strumento utile o va rivisto o va abolito? In tutti i paesi europei c'è un reddito minimo garantito, l'Italia era un'eccezione, quindi non ho mai avuto preclusioni in linea di principio al reddito di cittadinanza, però bisogna farlo bene. Ecco, questa è la cosa, credo che non sia stato fatto molto bene, è particolarmente generoso per i single, non è abbastanza generoso per le famiglie con figli, ecco, dovrebbe essere rivisto pesantemente, direi. Ecco, e destinare quelle risorse ad investimenti più produttivi per creare posti di lavoro? Ma come ho detto, ci vogliono delle risorse per garantire una rete di protezione. Poi al momento ci sono anche le risorse per fare investimenti, che sono quelli che derivano dal Recovery Plan. Ecco, come sa, Taranto da ormai quasi 10 anni è ingabbiata nella vicenda irrisolta dell'ex Ilva. Sì. A suo modo di vedere, come si potrà uscire da questa situazione? No, ovviamente non è che in poche parole posso, non ho la bacchetta magica, però insomma credo che ci sia in linea di principio la possibilità di produrre senza inquinare l'ambiente. Bisogna puntare tutto su questo. Un suo impegno diretto in politica? No, adesso non ci penso, chissà, poi vedremo più in là. Grazie.